sono un pianista, però non basta, sono un musicista, però non basta. Sono un artista, una persona curiosa, una persona che si pone tante domande, che ha bisogno di guardarsi intorno, di capire quello che ha intorno. E questo lo applico in tutto quello che faccio. Dalla lettura allo studio, all'osservazione di quello che ho intorno, al cibo che mangio, qualunque cosa. Quando ho cominciato a rendermi conto di poter andare, di potermi guardare intorno in questo modo, ho subito avuto la necessità di studiare la musica. Quindi ho chiesto ai miei genitori di farmi studiare il pianoforte e loro mi hanno mandato da un maestro che mi ha subito instradato, cercando anche di capire di che tipo di allievo si trattasse. Era un allievo un po' particolare, tant'è vero che dopo 3-4 lezioni questo mio primo maestro mi chiese di ritornare con i miei genitori. Io ero preoccupatissimo, ovviamente, perché pensavo, oddio, chissà che cosa avrò fatto, ero un bambino piuttosto vivace. Allora questo maestro, incontrati i miei genitori, ha detto: questo bambino mi fa paura, portatelo da qualcuno che è più qualificato di me. E così i miei genitori hanno potuto portarmi, ringraziato ovviamente questa persona per la sua onestà, hanno potuto portarmi a un insegnante del conservatorio di Lecce, dove ho studiato, e lì ho seguito un corso di studi, prima da esterno, poi sono entrato nel conservatorio e l'ho frequentato fino alla fine. Poi, una volta finito il conservatorio, ho voluto continuare, ho voluto studiare con i più grandi. Uno dei più grandi in assoluto è stato Aldo Ciccolini, che è scomparso nel febbraio 2015. E io ho studiato con lui molto a lungo, gli sono stato vicino, quasi vivendo insieme, perché eravamo in una scuola dove il maestro e gli allievi vivevano in simbiosi, come un tempo si faceva nelle botteghe del Rinascimento. Si mangiava insieme, si trascorreva la giornata insieme parlando di musica, di altro. E questo mi ha fatto conoscere un approccio alla musica, alla partitura, che non è quello classico che si insegna nelle scuole, ma è qualcosa di più intimo in un certo modo. Ed è questo l'approccio che io ho cercato di seguire in tutte le opere che poi ho studiato da solo. L'arte della fuga di Bach è uno dei più grandi capolavori di sempre, considerato anche una delle opere più complesse mai composte da un artista. Ha in sé tantissime componenti che non sono solo musicali, ma sono anche religione, filosofia, matematica, scienza. La musica anticamente era una delle scienze del quadrivio. Quando ho approcciato lo studio dell'arte della fuga, ho immediatamente sentito che c'era qualcosa di particolare guardando la partitura. Ho capito che dovevo indagare,
dovevo cercare a fondo. E allora ho fatto delle copie di questa partitura e le ho iniziate a colorare usando degli evidenziatori. Evidenziatori di colori diversi e con diversi colori sottolineavo diverse voci, i temi, le loro istanze, la maniera in cui questi temi venivano trattati, in modo da vedere, da avere sotto gli occhi visivamente quello che Bach aveva progettato in questa grandissima struttura architettonica che era l'arte della fuga. A quel punto, tutto il resto è stata una continua scoperta, una continua indagine. È un po' come un gioco di investigazione che mi ha portato con grandissimo entusiasmo a fare delle scoperte. Io ricordo che in quel periodo lavoravo tutto il giorno e andavo a letto alle 2 del mattino e quando andavo a letto ci andavo a malincuore perché non volevo lasciare il lavoro. Però pensavo, devo andare a letto adesso perché se no domani mattina non riesco a svegliarmi in tempo per iniziare a lavorare di nuovo. Questo era lo spirito e l'entusiasmo, il fervore con cui ho affrontato questo lavoro. Per cui sono riuscito a preparare l'arte della fuga e a scoprire tutte queste cose nell'arco di 2 mesi. 2 mesi dopo aver preso lo spartito in mano, avevo già inciso il mio disco dell'arte della fuga con l'ordine corretto, che poi è stato confermato da altre scoperte fatte successivamente. Ogni volta che affronto lo studio di una partitura, lo faccio in maniera sempre diversa. Affronto ogni partitura in maniera nuova e mi faccio guidare dall'istinto. E l'istinto per me è una componente fondamentale del mio lavoro. Se facessi le cose sempre allo stesso modo, credo che mi annoierei molto. Io sono una persona che tende ad annoiarsi nel ripetere le stesse cose. Per cui credo di essere molto fortunato nel fare quello che faccio perché il mio lavoro mi permette di creare continuamente e di scoprire continuamente. Pur suonando la stessa opera 1.000 volte, si può sempre scoprire qualcosa di nuovo. E questo avviene sempre quando ci si mette a contatto con un'opera d'arte, perché le vere opere d'arte sono degli organismi viventi in cui c'è sempre qualcosa di nuovo e di vivo, con cui avere a che fare. Le variazioni Goldberg sono state uno dei miei primi amori. Ero molto piccolo e avevo voglia di studiare quest'opera perché uno dei miei idoli allora, Glenn Gould, le suonava in video e io guardavo i suoi video tutti i giorni e me ne ero innamorato. Allora, siccome non avevo con me lo spartito delle variazioni Goldberg, però avevo l'orecchio assoluto, che è la caratteristica che permette ai musicisti, ad alcuni musicisti, di sapere già di che nota si tratta senza andare a controllare sulla tastiera dello strumento quando si sente. E allora ho preso un disco di Glenn Gould e ho trascritto alcune variazioni a orecchio, le ho scritte sullo spartito, su un quaderno musicale, e poi le eseguivo dal mio quaderno. Quando poi sono diventato più grande e ho comprato lo spartito delle variazioni Goldberg, la prima curiosità che ho avuto è stata quella di confrontare quello che avevo scritto sul foglio con lo spartito. E mi sono reso conto che c'erano delle differenze.
In realtà le note erano tutte corrette, però c'erano delle differenze nella durata delle note che avevo scritto, perché alcune di queste variazioni che Glenn Gould eseguiva lentamente, in realtà erano state scritte da Bach con note molto veloci, con le note più rapide in assoluto, con biscrome, semibiscrome, che sono le note più rapide. E altre variazioni che Glenn Gould eseguiva molto velocemente erano state scritte da Bach con note un pochino più lente. Per cui, siccome io non sapevo tutto questo, in principio io avevo scritto quello che sentivo nel disco. E questa è stata un'altra indicazione che mi ha portato a studiare le variazioni Goldberg di sana pianta, come se non le avessi mai ascoltate prima. Ed è venuta fuori un'interpretazione diversa, anche nei tempi, per cui è stato naturale poi arrivare a suonarle in giro e a inciderle. E per fortuna il coraggio che ho avuto nel fare queste scelte un po' particolari, diciamo, è stato premiato dalle soddisfazioni che poi questo lavoro mi ha dato, perché ho suonato le variazioni Goldberg in tutto il mondo, le ho suonate alla Carnegie Hall, al Lincoln Center, a New York, le ho suonate in Canada, in Giappone, un po' dappertutto. E queste variazioni Goldberg mi hanno regalato tantissimo a livello di esperienza e ancora ho tanto da scoprire in questa musica. Mi piace molto parlare delle mie idee, e della musica con gli altri, essenzialmente perché io sono innamorato della musica e di solito si parla con grande gioia delle persone di cui si è innamorati. Per cui, a me piace condividere tutto questo con gli altri e lo faccio, con grande spontaneità. Secondo me, bisognerebbe spiegare agli allievi soprattutto come avere questo spirito per voler imparare, un po' di curiosità, ecco, un po' anche la caratteristica, la capacità di mettersi nei panni di quello che del compositore o dell'autore che hanno scritto qualcosa. Perché bisogna pensare ogni volta, io una volta l'ho spiegato anche a degli studenti in una scuola superiore, bisogna sempre pensare che dietro a queste poesie che noi studiamo o dietro alle musiche che noi ascoltiamo, c'è sempre un artista. Questi non erano uomini polverosi e incartapecoriti che volevano fare qualcosa di tedioso, da lasciare a qualche studente annoiato. Erano degli artisti che avevano vite intense, che vivevano probabilmente più intensamente di quanto vivano la maggior parte delle persone e che poi riuscivano a tradurre tutto questo in delle opere d'arte. Probabilmente per qualcuno di loro o per molti di loro scrivere delle loro opere d'arte era una esigenza, proprio un'esigenza del loro animo a volte inquieto. Secondo me, affrontare lo studio di queste opere capendo, comprendendo anche lo spirito di colui che le ha composte, ci dà molto di più. Ci riesce a trasmettere non solo più impegno, ma anche più curiosità, che poi è il motore principale per andare avanti e avere degli ottimi risultati con poco sforzo. Anche la musica io l'ho sempre presa come un gioco. Nelle altre lingue si dice giocare il pianoforte. Secondo me si potrebbe dire anche in italiano, perché in un certo senso il significato è lo stesso.
Questi studi sullo spartito li ho fatti molto perché fosse possibile costituire il puzzle che era l'arte della fuga nell'ordine giusto e renderlo quindi un ritratto più concreto di quello che era Bach. Questo tipo di approccio è valido per tutti i compositori, perché nel volersi trasferire nei loro panni, un vero musicista dovrebbe partire da quello che loro ci hanno lasciato. Dovrebbe appunto riuscire a comunicare con questi compositori sulla base di quello che loro hanno scritto, sulla base quindi delle note. E dallo spartito si può partire ad avere quasi un dialogo, quasi uno scambio con queste persone che non ci sono più ma che ancora possono parlarci.